The Dreamer, anticipazioni domenica 22 novembre. Sean scopre tutta la verità e furioso lascia Sanem. Aileen e Fabri arrestati. Il giorno successivo tutti si presentano in agenzia pronti a rivelare il nuovo progetto a Jean, che ne rimane soddisfatto. Mentre si sta congratulando con tutti, ecco arrivare Pauline, preceduta dagli starnuti di Sanem che scattano puntualmente in sua presenza. Jean è sorpreso dalla presenza in azienda della sua ex. Lei dice che era da quelle parti e ha pensato di passare di lì. Jean e Pauline parlano tra loro. Lui le dice di essere molto impegnato. Lei gli chiede se ha bisogno di qualcuno per la foto della campagna. Poi Pauline se ne va ed Eren va da Jean. I due si chiariscono e si riappacificano. Sanem entra quindi nell'ufficio di Jean e vuole sapere cosa ha detto Pauline. Mentre Jean e Sanem si appartano sul divano e parlano teneramente tra loro, ecco entrare Uma che li interrompe, dicendo che non devono dimenticare di essere in ufficio. Sanem è consapevole di non piacere per niente alla madre di Jean, ma lui la rassicura dicendole che l'amerà così tanto che le basterà. Nell'ufficio di Leila le due sorelle parlano tra loro. Leila è consapevole che Sanem abbia salvato la campagna pubblicitaria. Sanem invece le dice che la sera stessa racconterà a Jean la verità, ora che in agenzia le cose si sono sistemate. Lui la ama e capirà. Leila dice a Sanem che sarà al suo fianco e la invita a parlargli. Poco dopo l'assistente di Fabri chiama Jean e lo mette a corrente che non lavora più con Fabri, pertanto ha delle cose importanti da dirgli. L'assistente di Fabri e Jean si incontrano in un locale. Lei gli racconta tutto quello che ha fatto Fabri e che ha già raccontato tutto alla polizia, anche del coinvolgimento di Aileen, ma poi consegna a Jean le copie di un contratto e Jean vede la firma di Sanem. Poi gli dice che Fabri ha costretto Sanem a cedergli il profumo e aggiunge che quando qualcuno ama a volte non vede la verità. Jean capisce il perché del comportamento di Sanem e del suo rifiuto alla proposta di matrimonio. Poi la ringrazia e va nell'ufficio di Fabri. Gli dice che sapeva bene che Sanem sarebbe stata disposta a cedergli il profumo pur di salvarlo, ma lui non gli permetterà di fare il profumo di Sanem. Fabri dice di voler far vedere l'accordo e che chiamerà la polizia, ma Jean gli rivela che la polizia sta arrivando già allertata da lui. Contemporaneamente la polizia prende in custodia Aileen a casa sua. Mentre lo arrestano, Jean dice a Fabri che gli aveva già detto che quel profumo apparteneva solo a lui. Jean torna a casa ed è furioso, parla con Emirre e gli chiede se fosse a conoscenza del fatto che Sanem aveva ceduto il suo profumo a Fabri. Emirre confessa di sì. Jean è indignato per l'omertà del fratello. Mentre discutono, Uma ascolta tutto. Jean se ne va ed Emirre avverte Sanem di quanto accaduto. Così Sanem comprende subito che l'uomo che ama si è rifugiato nella casetta di montagna, il suo luogo di solitudine, il loro angolo d'amore. Disperata lo raggiunge, ma con grande amarezza lo trova insieme a Pauline, la sua ex. Avvertita da Uma, visibilmente compiaciuta e probabilmente fiduciosa che Jean possa ritornare con lei. Jean e Sanem si guardano a lungo, poi lui saluta Pauline e chiede a Sanem cosa stia facendo lì. Lei dice di aver provato a contattarlo per telefono, ma di non aver ricevuto nessuna risposta. Jean è molto arrabbiato riguardo alla questione del profumo. Le dice che non riescono a risolvere i problemi se non parlano. Quel profumo era la magia che c'era tra di loro, li legava l'uno all'altra e lei l'ha ceduto a Fabri. Lei gli dice che lo ama e che l'ha fatto per lui per non farlo andare in prigione, ma lui le rinfaccia di avergli sempre mentito e poi aggiunge che per ora lei è come tutti gli altri e che non c'è più un noi. Pauline, che intanto ha ascoltato quasi tutto, gli ha parlato di un'offerta a Londra e lui sta valutando se andare. Sanem aggiunge che se questo è ciò che vuole, allora se ne va. Entrambi sono molto tristi. A casa Sanem si sfoga con Leila, che la invita a combattere per l'uomo che ama. La ragazza si convince a non lasciare perdere quest'amore e farà di tutto per farsi perdonare. Jean rimane da solo nella casetta di montagna e ripensa ad alcuni momenti con Sanem. L'indomani Jean chiede ad Emirre se ha raccontato qualcosa alla madre. Aggiunge inoltre che non c'è più nulla che lo trattiene lì ancora. Intanto Uma e Pauline si incontrano in un locale, soddisfatte per quanto stia accadendo. La madre è convinta che Jean non perdonerà Sanem, visto che non l'ha fatto con lei in tutti questi anni.
In agenzia, Sanem spiega tutto a JJ e gli dice che forse Jean se ne andrà. JJ è sicuro che Jean andrà in ufficio. Sanem vuole stare da sola e concorda con JJ che sia meglio andare a piangere in archivio. Leila si reca da Emre chiedendo di parlare di Jean e Sanem. Vuole il suo aiuto perché ritiene che debbano essere felici. Sa bene infatti che Sanem ha ceduto il profumo per amore di Jean. Emre le chiede se lei vuole essere felice e Leila risponde di esserlo già. Emre è convinto che Leila abbia accettato la proposta di Osman perché è convinto che lui fosse tornato con Eileen. Ma lei risponde che loro non sono fatti per stare insieme. In ufficio arriva Jean e all'inizio ignora Sanem. Lei allora gli mostra il lavoro fatto per la Red Mod. Intanto Sanem parla nuovamente con JJ e è molto affranta, sicura che la fortuna le abbia voltato le spalle. Jean non la guarda nemmeno in faccia, ma JJ le intima di non mollare. Sanem va in ufficio da Jean, parlano di lavoro ma è evidente l'attrazione tra i due. Jean è a disagio per la troppa vicinanza, ma arriva Pauline a interromperli. Sanem esce dall'ufficio e Pauline parla con Jean cercando di convincerlo ad andare all'estero. Lui è convinto che gli farebbe molto bene. Emre informa Jean di aver parlato con l'avvocato e che avranno indietro Eileen le loro azioni. Poi Jean dice che ha bisogno di riposare e chiarire i suoi pensieri, quindi chiede al fratello se riuscirà a gestire da solo l'agenzia per un po'. Poi aggiunge che andrà ad Agba e non vuole che la madre lo sappia, ma la donna ha già sentito tutto e informa immediatamente Pauline. Emre riferisce a Leila che Jean andrà fuori città per riflettere sull'offerta di Pauline, quella di andare a lavorare all'estero. I due pensano che sia giusto che lui e Sanem possano passare del tempo insieme da soli e chiarirsi. Sanem è contraria ad andare, è molto ferita perché lui non parla più con lei, ma con Pauline. Leila le consiglia di chiedergli perdono, ma lei non ritiene la cosa facile perché ora lui è interessato a Pauline e non a lei. Leila cerca di convincerla a non lasciare Jean da sola ad Agba per 2 giorni. Sanem immagina di trovare Jean e Pauline da soli e di reagire in maniera spropositata e comica. La ragazza si convince così di potercela fare con la sua intelligenza e accetta di seguire Jean. A casa Sanem convince Mekibe che debba andare ad Agba per 2 giorni per motivi di lavoro. Leila cerca di sviare la curiosità della madre chiedendole come stia andando la vendita del biologico. In camera poi Leila consiglia Sanem sugli abiti da portare con sé e le racconta del discorso fatto da Emre. Aggiunge che ama Osman ed è felice e serena con lui. In seguito arriva Jan e vorrebbe condividere i suoi problemi d'amore anche perché è innervosita poco prima da Zebejet. A casa Divit, Yuma cerca di sapere dove stia andando Jean, ma lui blissa il discorso e Emre le fornisce un indirizzo falso. Le dice che fratello va a Sapanca, ma lei non può andare con lui. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!